ed amici di Rete 8 Sport, bentornati in Gradinata, nuovo appuntamento, un nuovo format, nel senso che siamo itineranti dal mese di gennaio, quindi andremo a trovare le associazioni sportive del territorio. Fatemi ringraziare, perché siamo all'interno del centro commerciale L'Aquilone, la direzione che ha voluto non solo questo appuntamento. La prima parte di questo appuntamento sarà dedicata appunto alle associazioni sportive del territorio e poi una seconda parte con tante particolarità. Lo vedete qui alle mie spalle sul cartellone che campeggia appunto sul palco, ma tra qualche istante lo vedremo in carne ed ossa con tantissime sorprese e soprattutto con tantissimi bambini che sicuramente allieteranno la nostra serata, ma soprattutto questo meraviglioso centro commerciale L'Aquilone qui all'Aquila. Voglio salutare inizialmente i miei due compagni di viaggio che domenicalmente ascolto, sento, ci diamo giudizi soprattutto a livello calcistico, e parlo di Francesco Michele proprio qui sotto. Buonasera Francesco, benvenuto. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti. E dall'altra parte, in fondo a destra, Francesco Scamurra, uno dei volti dell'eccellenza abruzzese. Buonasera anche a te Francesco. Buonasera a te Lorenzo e grazie per l'invito. E allora, perché ci sono i due Francesco, Francesco Michele e Francesco Scamurra? Perché naturalmente loro sono dell'Aquila, sono del territorio e conoscono sicuramente meglio del sottoscritto le realtà sportive e calcistiche della provincia dell'Aquila. Allora Francesco Michele, tu hai portato i tuoi ospiti e Francesco Scamurra ha portato i suoi. Partiamo da te, cominciamo a conoscerli. Cominciamo a conoscere Mirko Mazza, che è il capitano del San Gregorio, che al momento al comune dell'Aquila, quindi esclusa quella che è la Midernina, è la squadra che può essere definita, diciamo, quella che fa parlare di sé in maniera positiva per quanto riguarda la nostra città. Dall'altra abbiamo quello che sarà il futuro della città dell'Aquila, con Leonello Piccinini, che da ex dirigente del Poggio Bariciano oggi è in lizza per entrare in una nuova cordata, in una storica Valle Aterno-Fossa che da qualche mese diciamo risente un po' di alcune difficoltà. Poi mi sono permesso insieme al collega Francesco di poter anche dar spazio al torno in parte con il mister Pierpaolo Rotili, che tra qualche mese ci racconterà anche l'ennesimo campionato super della sua squadra in prima categoria dopo mille difficoltà, senza un campo di gioco, senza un aiuto dietro, ma solamente grazie alla forza della società, ma alla forza di loro stessi e di mister Ciccozzi, che stanno dando veramente luogo a un campionato di prima categoria davvero grande per le squadre aquilane. Perfetto, allora facciamo così: siccome lui si è raccomandato, come spesso fa con me, mi ha telefonato e mi ha detto: Valeriani, io vengo però un quarto d'ora, 20 minuti, perché poi devo andare al lavoro e ho da sbrigare determinate cose. E siccome lui è l'eccellenza adesso sul palco, no? Perché disputa proprio quel campionato, facciamo qualche domanda al presidente Rosone e se è possibile mettiamolo anche un attimino in difficoltà, così gliela facciamo pagare, va bene? Io più che altro Sul quella che è la Midernina farei poi parlare più il mio collega Francesco, perché lui conosce sicuramente meglio di me le vicissitudini dei giallorossi, ma conoscerà sicuramente meglio quella che è la quotidianità della squadra del presidente Rosone. Quindi ad ognuno il suo compito. Allora vado da Francesco Scamurra. Francesco, raccomandazione anche a te naturalmente, domande piccanti al presidente, anche perché ha le spalle molto ma molto larghe per poterti rispondere. Sì, Lorenzo, volevo chiedere al presidente Rosone, che insomma in questi giorni sono venuto a sapere di possibili nuovi ingressi in seno al club di Scoppito, cosa c'è di vero? Ma in realtà di vero non c'è ancora nulla. Abbiamo alcuni contatti, insomma, abbiamo alcuni contatti con alcune persone che sono sempre state vicine allo sport, in particolare al calcio aquilano. E stiamo cercando di creare un gruppo un po' più forte di quello che abbiamo, perché in realtà ci siamo resi conto di essere rimasti un po' pochi in società,
e quindi niente, abbiamo, diciamo così, aperto le porte a questi amici affinché ci possano aiutare, e sia sotto il profilo economico, ma non tanto quello, ma quanto sotto il profilo proprio operativo e anche manuale, perché in effetti l'eccellenza, poi la nostra eccellenza è un carrozzone molto importante, insomma noi abbiamo un settore giovanile, come tutti sappiamo, molto importante, con dei numeri molto importanti, e quindi ci vogliono tante ma tante persone, tante maestranze dietro. Basti pensare la domenica, quando ci sono 2-3 partite in giro e quindi un paio di dirigenti per parte, voglio dire, sa, insomma, l'impegno è notevole, per cui sicuramente amplieremo questa rosa della società. Benissimo, allora il primo giro di domande l'ha fatto Francesco, adesso gliene faccio una io, Presidente. Semplice ma difficile nello stesso tempo, è il campionato che si aspettava per quel che riguarda la sua compagine, e in generale se vede qualcosa, qualche sorpresa in positivo o in negativo rispetto alle avversarie, e se c'è un'avversaria naturalmente in base alla classifica che avete, dalla quale dovete stare un attimino attenti perché potrebbe mettervi in difficoltà. Ma diciamo che in realtà il campionato che mi aspettavo è esattamente quello che si sta sviluppando. È un campionato duro, è un campionato importante, il livello secondo il mio punto di vista è anche un po' più importante, un po' più alto di quello dell'anno scorso, e quindi di conseguenza è anche più difficile raggiungere il traguardo della salvezza. Grosse sorprese, come dicevi tu, direi che almeno finora non ci sono, perché è chiaro che le squadre importanti, veramente importanti del girone erano il Chieti e il Giulianova, e credo una sia prima e una seconda, per cui voglio dire stanno esprimendo le loro forze in pieno e stanno dando quello che giustamente tra l'altro devono dare. Il nostro deve essere un campionato che ci dobbiamo salvare, io mi auguro di raggiungere questo traguardo. Devo dire che quello che mi aspettavo lo stiamo, come società lo stiamo ottenendo, quello che ci aspettavamo era il massimo dell'impegno da parte del mister, del gruppo dei tecnici e del gruppo dei ragazzi della rosa dei giocatori, e devo dire che lo stiamo ottenendo perché si stanno impegnando e anche molto. Poi è chiaro, voglio dire, ci sono delle squadre più forti, quindi a noi ci toccherà lottare sicuramente fino alla fine per raggiungere la salvezza, ma non credo sia questo il problema, perché tanto negli ultimi 5-6 anni abbiamo fatto soltanto questo, per cui voglio dire ormai siamo anche abituati. Presidente, allora l'anno scorso a stagione finita Valerio Terriaga capocannoniere del girone di eccellenza, quest'anno al giro di boa Davide Mazzaferro premiato come il miglior giovane dello stesso girone, queste cose danno soddisfazione immagino. Sì, queste cose danno soddisfazione, questo è il motivo per cui noi lavoriamo, la nostra società punta molto sui giovani, due domeniche fa mi pare a Chieti avevamo 8 o 9 fuori quota tra campo, o addirittura 10 fra campo e panchina, fuori quota intendo under. Terriaca l'anno scorso è stato capocannoniere. Quest'anno probabilmente insomma i giocatori lo marcano in maniera diversa, hanno delle annate, sì probabilmente lo marcano anche in maniera diversa, ma hanno delle annate che non sempre vanno come si vorrebbe, però non, sotto il profilo dell'impegno come dicevo prima non sta andando assolutamente male. Mazzaferro sta semplicemente confermando quello che ci siamo già dall'anno scorso accorti che poteva dare, che poteva essere, insomma per noi è un giocatore importantissimo, un giocatore che rappresenta il nostro futuro, come tanti altri giovani che fanno parte della rosa che rappresentano il nostro futuro, per cui siamo sicuramente orgogliosi e felici di questi risultati che otteniamo non tanto come squadra ma quanto a livello individuale dei nostri ragazzi. Anche perché Presidente, e non vuole essere una provocazione, ci sono delle società naturalmente che devono puntare sui giovani, anche perché attorno alle loro prestazioni poi bisogna anche creare un indotto, no? Nel senso, se arriva l'offerta giusta bisogna fare il bene della società oltre che a quello del calciatore, però bisogna anche pensare un attimino al bilancio, o sbaglio? Ma sicuramente a noi i motivi per puntare sui giovani sicuramente non ci mancano, il motivo più importante che noi puntiamo sui giovani è perché abbiamo un settore giovanile, e quindi di conseguenza io credo che tutte le società che hanno un settore giovanile debbono far riferimento e devono andare a pescare nel proprio settore giovanile e fare un certo numero di inserimenti nella rosa della prima squadra ogni anno.
E poi il motivo, io non ho alcuna difficoltà a dirlo, è anche di carattere economico, perché voglio dire, c'è poco da fare, insomma, se c'hai i soldi i giocatori li prendi e li paghi. Certo. Se non ce l'hai ti devi accontentare, tra virgolette, di quello che c'hai. Questo non significa che noi ci accontentiamo di quello che ci abbiamo, perché voglio dire ci abbiamo giocatori poco bravi. Noi abbiamo giocatori bravi, alcuni bravissimi, alcuni anche importanti. Per cui però è gioco forza, e secondo me è proprio questo che è quello che noi stiamo facendo, il motivo per cui stiamo lavorando specialmente negli ultimi anni. Noi ci siamo praticamente imposti di portare in prima squadra almeno un numero di 4-5 giocatori che salgono dal nostro settore giovanile ogni anno, ovviamente con la collaborazione del tecnico che deve in qualche modo sfruttarli e inserirli nel gruppo. Benissimo, perfetto. Presidente, io credo di aver rispettato il quarto d'ora che mi ha chiesto. Soddisfatto? Vuole togliersi qualche altra curiosità oppure? No, no, assolutamente no. Vi ringrazio innanzitutto per l'invito, cosa che non ho fatto all'inizio. Grazie a lei. Voi sapete che noi siamo sempre disponibili, come d'altro canto lo siete voi nei nostri confronti, quindi qualsiasi cosa si possa fare, si possa organizzare al meglio, potete tranquillamente interpellarci, chiamarci, che sicuramente troverete la nostra disponibilità. Perfetto, grazie mille Presidente, buon lavoro, buona serata e sicuramente ci rivedremo qui sul palco di Gradinata. Con Francesco Michele, allora facciamo un altro giro, scendiamo un attimino di categoria, c'è la promozione, c'è il turno in parte, da dove vogliamo iniziare? Ma io comincerei subito dal San Gregorio perché abbiamo due esponenti della società del duo De Angelis 5 che nel momento più basso del calcio aquilano, perché quello che si sta vivendo in questa città è un qualcosa di assurdo. Comincerei da loro nel farci raccontare questa ennesima stagione esaltante per loro, perché stanno veramente sfiorando quello che è il massimo campionato regionale con sforzi veramente grandiosi. Ok, allora passiamo il microfono al capitano Mazza. Nel frattempo abbiamo fatto un cambio in panchina, è andato via il presidente Rosone della Miternina ed è subentrato, o meglio si è accomodato Mattia Nanni. Allora capitano, lui lo diceva, campionato difficile, no? Lì davanti Pontevomano, Virtus, ci siete voi, c'è il Luco, insomma Fontanelle è un po' staccato rispetto alle prime giornate, però insomma le cose si stanno mettendo un po' a posto rispetto a quelle che erano i pronostici estivi. Voi state facendo quello che vi hanno chiesto in società o state dando qualcosa di più o qualcosa in meno? Beh, alla fine la società comunque si è impegnata per allestire un grande organico, per fare comunque una squadra attrezzata per competere comunque con le prime, quindi di conseguenza noi ci siamo lì davanti, anche se sappiamo che comunque ci sono delle squadre ben attrezzate, ben organizzate, come la Virtus, Pontevomano, come il Luco. E io includerei anche Fontanelle, che anche se nell'ultimo periodo ha avuto degli alti e bassi, però comunque rimane un'ottima squadra. E poi per quanto riguarda noi, penso che stiamo dando il massimo, anche se abbiamo avuto un inizio un po' difficile, abbiamo avuto diversi punti persi anche per demerito nostro. Però noi ci siamo e lotteremo fino alla fine, insomma. Perfetto, allora passiamo il microfono a Mattia anche. Mattia, tu naturalmente condividi quello che dice il capitano, altrimenti poi sono guai sì. negli spogliatoi. Vuoi aggiungere qualcosa di diverso rispetto a quello che è stato il suo parere, soprattutto per quel che riguarda anche la zona bassa, perché spesso e volentieri si rischia di perdere i campionati proprio con quelle squadre che nel momento topico sono con l'acqua alla gola? È vero, infatti noi con le prime diciamo abbiamo fatto due pareggi e due vittorie, mentre con le ultime un po' abbiamo peccato. Non me ne voglia l'Alba Monterrey, però a loro abbiamo regalato 6 punti, diciamo. Le prime partite siamo partiti male, 7 partite, 5 punti, poi per fortuna abbiamo avuto le ultime 9 partite, 8 vittorie, un pareggio, abbiamo recuperato un po', mo ci troviamo là. Virtus Teramo di certo è l'organico più forte secondo me. Quella che gioca meglio secondo me è Luco, però la Virtus Teramo è la più forte. Poi 6 punti, stiamo là, vediamo un po'.
Sicuramente la Virtus è quella un po' più attrezzata ed è quella che 2 anni fa ha tolto il campionato proprio al San Gregorio. Tu credi che sia una squadra, quella della Virtus, non solo pronta a salire in eccellenza, ma un organico addirittura già all'80-90% pronto per quella categoria? Secondo me sì, ha un buon organico. Con questo organico secondo me potrebbe lottare, non dico per i playoff, però se li giocherebbe. Il livello dell'eccellenza è alto, però la Virtus Teramo ha un'ottima squadra, veramente. Allora, l'ultima curiosità per me, un giocatore di una squadra avversaria che porteresti a San Gregorio? Non del tuo stesso ruolo, perché altrimenti ti toccherebbe sedere su una panchina piuttosto che su una sedia, sto scherzando ovviamente. Però c'è un giocatore che ti fa innamorare ogni qualvolta lo incontri? Guarda, a me mi ha impressionato molto D'Egidio. Eccolo qui, lo immaginavo. È un nome che insomma sentiamo spesso anche da parte di altri avversari. È un bel giocatore, poi per la promozione secondo me è sprecato. Benissimo, allora passiamo il microfono al capitano, così sentiamo anche se lui ha un consiglio da dare al presidente e alla società del San Gregorio, se c'è un giocatore in particolare, oltre D'Egidio, che secondo me poi è quello un po' più sulla bocca di tutti. Ma diciamo che di giocatori importanti ce ne sono tanti, soprattutto per le squadre che sono lì davanti in classifica. Penso sia pure impegnativo portare giocatori di quel calibro a San Gregorio. Però ciò nonostante comunque la società si è impegnata moltissimo, sono stati cambiati dei giocatori rispetto all'anno scorso, quindi fondamentalmente la società sta dando il massimo e dipende anche da noi, insomma. Assolutamente. Quindi massimo impegno, mi raccomando. Allora, ripassiamo il microfono a Francesco, andiamo da Scamurra. Tra l'altro il Ponte Vomano si è rinforzato anche con un gran bel portiere che si è ripreso dall'infortunio, c'è Cattenari che era Chieti, che ha preso il premio come miglior portiere, poi un piccolo malanno, ora si è messo a posto, il Ponte Vomano ha sfruttato l'occasione, Francesco Scamurra, e l'ha portato a casa, l'ha messo in porta, credo un bel colpo. Allora, chi andiamo a conoscere adesso, Francesco? Lorenzo, io oggi ho il piacere di presentarti un tecnico emergente, un tecnico del quale a mio avviso sentiremo parlare nel prossimo futuro, che è Pierpaolo Rotili del Torno in Parte, compagine del Girone A di Prima Categoria. È un tecnico che sa lavorare con i giovani, da ricordare che si è già ben distinto con le giovanili dell'Aquila Calcio, che li ha portati a dei risultati prima mai raggiunti. A Pierpaolo Rotili chiedo: qual è a suo avviso la compagine o le compagini che insieme al suo Torno in Parte lotteranno per la promozione? Buonasera mister, innanzitutto. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Quest'anno il campionato di prima categoria, il girone A, ha 6 squadre che possono competere per la vittoria finale. La classifica parla chiaro, stiamo tutti in una manciata di punti, quindi non c'è una schiaccia sassi come gli anni precedenti, come poteva essere Pucetta o Balsorano. Quest'anno il campionato è abbastanza livellato e diciamo che conterà molto la continuità dei risultati che da qui alla fine le prime squadre otterranno, diciamo, su tutti i campi. Mister, questi sono campionati che si vincono con quale caratteristica, con quale qualità? L'agonismo, la cattiveria agonistica, la tecnica, oppure anche qui naturalmente ci vuole quella dose di budget a livello economico per cercare di scalare le categorie? Ma tutto conta, tutto è giusto quello che hai detto. Però il campionato di girone A di prima categoria è un campionato abbastanza duro, perché le squadre marsicane sono quasi sempre tutte attrezzate, e ci vuole tanta determinazione, tanta agonismo, la tecnica su determinati campi a volte non prevale, e vale più una questione di motivazione, di concentrazione e di organizzazione. Forse la domanda un po' più spigolosa, sotto l'aspetto delle strutture come siete messi? A livello di strutture noi della S Torno in Parte stiamo in affitto sul campo del comunale di Scoppito,
Comunque diciamo l'amministrazione comunale ha già predisposto tutto quanto, entro probabilmente aprile-maggio il campo nuovo di Tornimbarte dovrebbe essere diciamo attivo, se non, al massimo entro settembre. E le strutture diciamo sono sempre le solite, diciamo nella Marsica ci sono paesi importanti, quindi diciamo a livello di strutture stiamo discretamente, insomma, ecco. Bene. Benissimo. Scamurra, allora tu domenica dove vai? Domenica sono a... Torni in casa scoppito, sì, immagino, torno... quindi domani sei in casa scoppito. Sì, domenica torno in casa scoppito, sicuramente insieme a Rete 8 Sport assisteremo ad una grande giornata di sport, di calcio, di eccellenza, targata come sempre Rete 8 Sport. Ascoltami, è un campionato che ti aspettavi tu questo, oppure quest'estate avevamo un attimino cercato di dare un'inquadrata a quella che poteva essere la classifica, bene o male ci siamo riusciti all'epoca, no? Ad inquadrare appunto le compagini più forti e quelle che giornata dopo giornata avrebbero potuto incontrare delle difficoltà. Sei d'accordo con me che bene o male i piani sono stati rispettati, oppure vedi qualche sorpresina in negativo o in positivo? Guarda Lorenzo, se ti ricordi in quel di Silvi Marina, parlando a quattro occhi, dicemmo che Chieti e Giulianova sarebbero state le due battistrada sia per quanto concerne il campionato che la Coppa Italia. A mio avviso due sorprese, una è l'Arena Tucuri angolana, certo, squadra con quasi tutti gli elementi del proprio, forse il miglior gioco del girone, sì sì, sicuramente, e l'altra è l'Acqua e Sapone di Montesilvano che insomma con Mister Del Gallo attualmente ha toccato il record di punti da quando milita nel massimo torneo regionale. Benissimo, ma qui sotto di me chi c'è? Perché ancora non lo facciamo parlare, io non so se dai colori è quello più anziano, però insomma forse ci siamo, almeno lei i colori li può indossare, io in testa non ho più nulla, prego. Allora, io sono Lenello Piccinini, quindi sono il più vecchio, penso, anzi il meno giovane. Ecco, quindi appunto, facciamo il meno giovane. Sono il meno giovane, i capelli li ho tinti perché dice che sono più belli, quindi non, ce l'ho neri sotto. Quindi. Benissimo. Sono a vostra disposizione e intanto vi ringrazio per l'invito, quindi potete domandare quello che volete. Insomma. Che domanda gli facciamo, Francesco Michele? O ci pensa Francesco Scamurra? Gli rubiamo il microfono a Francesco, eccolo qui, lo passo io, faccio anche da valletta, anche se forse vi aspettavate qualcosa di meglio. Prego. Io con Lionello Piccinini vorrei toccare quello che è il tasto un po' del calcio aquilano in generale, perché in una città che potrebbe tornare a volare, ma che probabilmente tutta questa voglia non ha, perché con tutte le forze economiche che si stanno riversando sul nostro comprensorio ancora facciamo difficoltà a fare sport, non dico solo calcio ma proprio sport in generale, quindi pallavolo, tennis, basket, chi più ne ha più ne metta. Loro tra poco diciamo che entreranno a far parte di quella che sarà la nuova Valle Aterno Fossa, una società che ha visto partire tanti ragazzi alla volta dell'Inter, del Milan, Fiorentina, eccetera. Con lui vorrei proprio toccare quello che è il momento dello sport all'Aquila e sapere un po' come sta evolvendo il loro ingresso alla Valle Aterno Fossa. Beh, parlare in generale del calcio aquilano, ci vorrebbero 47 miliardi di trasmissioni. Quindi, e questo è positivo oppure è negativo? È una cosa positiva questa delle migliaia di trasmissioni o è negativo? Perché si dovrebbero, cioè alla fine dobbiamo elencare tanti di quei problemi che sono più che altro di carattere culturale, campanilismi, interessi vari, un po' di vanità e compagnia bella e poca passione. Quindi io riscontro nelle società aquilane poca gente con passione, poca gente con molto esibizionismo, quindi speriamo che dopo quello che è successo ci sia un po' di ravvedimento e si ricomincia a ragionare in termini diversi.
Per quanto riguarda invece la nostra avventura a Fossa, insieme al, a Maurizio Colantoni, che per chi non lo conosce è il presidente storico della promozione della Miternina in Serie D, praticamente la nostra passione ci porta a dare una mano a un gruppo di persone che per 40 anni hanno fatto sport e adesso il tempo, determinate incomprensioni hanno logorato un po' i loro rapporti e di fronte a, al far scomparire una società che oltre ad avere 40 anni di storia c'ha un bel settore giovanile, stiamo cercando di rimettere su un puzzle con i vari mezzi che abbiamo a disposizione anche per superare delle incomprensioni tra di loro e ripartire con un piglio giusto. Quindi l'obiettivo numero uno è non far scomparire il settore giovanile, che comunque a prescindere potrebbe vivere di luce propria, insomma, e quindi di rimetterlo al servizio non tanto di Valle Aterno Fossa ma di quella zona al di là dell'Aquila che potrebbe fare da contrattare a quello che fa la Miternina dall'altra parte. Dopodiché sulla falsariga di questi progetti ripartire da una prima categoria nell'arco di almeno 2-3 stagioni, di scalare qualche categoria in su, tutto lì, poi sempre fermo restando di essere un punto di riferimento, come dicevo, per quella zona dell'Aquilano che abbraccia San Gregorio Pagani, che è tutta insomma quella piana lì. Ecco, Lorenzo, io ti rubo assolutamente tutte le curiosità che vuoi. Io ho voluto fortemente insieme a Francesco la presenza di San Gregorio, del Torno in Parte, della Valle Aterno Fossa, perché tutte e tre le società hanno un settore giovanile alle spalle. Torno in Parte per ultimo è partito con questa nuova attività e anche grazie a questo che secondo me all'Aquila oggi si può continuare a parlare di calcio giocato, perché diciamo che se si fosse fatto riferimento solamente a quello che è l'Aquila Calcio ad oggi, quindi tu dici che saremmo fatti veramente delle, con questi tre progetti possiamo dire che è stata data nuova linfa, no? Sì, nel senso sì, che sì, poi dal basso naturalmente si vanno a generare tutti quelli che sono i nuovi calciatori di una zona che ha sofferto tanto, no? Diciamolo, e quindi c'è bisogno di rinvigorire il tutto, soprattutto le associazioni sportive con le scuole calcio, i settori giovanili, oltre all'aspetto tecnico anche l'aspetto sociale, che non deve essere mai abbandonato, e quindi un plauso a queste tre società che si stanno comportando alla grande. Abbiamo parlato della Valle Aterno Fossa che fino a un paio d'anni fa vedeva volare ragazzi Milanello con l'Inter, quindi non è che parliamo di società che lavorano proprio nate ieri. Certo. Stessa cosa il Torno in Parte, che da quest'anno ha voluto mettere in piedi questo progetto, ma sono già 4 anni che in prima categoria sfiora il salto in promozione e sono stati promossi da poco tempo in quella che è la prima categoria aquilana. Il San Gregorio è lo specchietto delle allodole, perché ad oggi se vogliamo vedere la realtà e la serietà è la prima squadra nel comune dell'Aquila, quindi sono tre presenze che sono state chiamate non a caso, ma perché presenti delle persone che di calcio ma di sport ne hanno voglia e ne capiscono soprattutto. Quindi diciamo che è un bel biglietto da visita per chi non vive tutti i giorni questa realtà, ma naturalmente loro possono mettere in vetrina tante qualità, non solo quelle della prima squadra, ma anche perché hanno alle spalle un progetto importante che parte dai giovani per poi naturalmente ad arrivare agli obiettivi della prima squadra. Anche perché poi tu in casa San Gregorio conosci bene quello che è la persona del presidente Massimo Cinque, sì, che nella disgrazia ha messo in piedi una realtà, è entrato a dar forza a Fabio De Angelis in quel di San Gregorio, e non a caso da quando è entrato lui San Gregorio sono 3 anni che si trova lì. Guarda, io a proposito, visto che hai parlato del presidente Cinque, non ricordo se è stata la seconda o la terza puntata di questo nuovo format di 2 anni fa,
ma fu la puntata forse, non voglio dire più bella, ma sicuramente più emozionante, perché ci fu un regalo da parte del Montori 88, del settore giovanile del Montori 88, al presidente 5, con le due maglie del Montorio, con alle spalle i nomi dei due angeli che purtroppo, Davide e Matteo, che purtroppo sono volati via. Fu emozionante perché poi devo dirti che è nata una forte amicizia tra i due presidenti, che si sentono spesso, mi dicono che spesso e volentieri anche non si riesce mai ad organizzare un amichevole, perché una volta piove il campo è allora... Però ecco, la cosa bella è che dietro ad un evento sportivo e calcistico possa generarsi, possa nascere un qualcosa di più umano e che si avvicini di più al sociale piuttosto che al classico pallone che rotola, che spesso e volentieri fa bisticciare. In questo caso invece ha messo le cose a posto. Tutto vero. Allora, io vorrei un secondino chiedere a... Chiediamo un po' al mister Rodili. Come è cambiata da quella che era l'anno scorso il torno in parte che ha sfiorato la promozione a quello che è quest'anno, che ormai insieme alle altre tre squadre aquilane si giocano la promozione con le altre due marsicane? Ma quest'anno non abbiamo cambiato nulla, cioè nel senso che abbiamo confermato il gruppo dello scorso anno su cui lavoriamo almeno da 2 anni. La società ha voluto fortemente la riconferma di tanti giovani, perché lavorare appunto su quello è il nostro progetto. Mister, se può giovani. Un attimino avvicinare il microfono, sì. Oppure alza la voce, uguale. Okay, lavorare sui giovani per noi è stato e sarà importante. Sì. L'unico rinforzo voluto fortemente anche dal sottoscritto è stata la presenza di mister Ciccozzi, quindi di fare un'organizzazione tecnica un po' particolare, perché un po' qua all'Aquila ce l'hanno quasi tutta criticata, no? Avere due allenatori, chi comanda, chi gestisce, chi fa la squadra. Non è così, perché aiutarci tra di noi, tra noi tecnici, avere sinergie tecniche, avere 4 occhi in un campo piuttosto che 2 è sempre importante. Torno in parte è un progetto bello, che parte anche da quest'anno dalla scuola calcio, e che quindi vuole cercare di ogni anno di mettere quel mattoncino in più per essere una società solida in un comprensorio abbastanza importante, qual è appunto quello di Torno in parte. La squadra è quella di l'anno scorso, abbiamo rinforzato con D'Agostino, con Tommy nella fase d'attacco, però abbiamo riconfermato un po' tutta quanta gli 11 base dell'ossatura delle passate stagioni, anche per un discorso proprio di crescita su determinati lavori e persone che abbiamo fatto nei vari anni. Francesco Michele, soddisfatto della risposta? Sì, era quello che volevi sentirti dire, perché sapevo della presenza di mister Ciccozzi, che Leonello conosce abbastanza bene, dato che l'ho avuto l'anno purtroppo sciagurato del Poggio Barisciano in promozione, però anche dalle cose che non vanno che a volte si impara e si cerca di crescere. Benissimo, allora prima della chiusura e dei saluti, l'ultima battuta a Francesco Scamurra, che vuole togliersi un'altra curiosità, credo, con i ragazzi del San Gregorio. Sì, Lorenzo, il San Gregorio anche per una questione gerarchica fa la promozione, quindi è la categoria più vicina all'eccellenza che seguo. Volevo chiedere a Mazza e a Nanni, ma se a fine campionato, al di là di come vadano le cose con il San Gregorio, arrivasse una chiamata da una compagine di eccellenza, quale sarebbe la vostra risposta? Che risponde per primo? Il capitano, facciamo? Vado io. Allora, sicuramente io sono, tra virgolette, uno dei vecchietti della società, della squadra praticamente, perché comunque sono 7 campionati consecutivi che faccio con il San Gregorio. E beh, io ci penserei, ma neanche più di tanto, perché comunque San Gregorio a me mi ha accolto
a braccia aperte il primo anno, sono stato sempre bene, mi hanno sempre trattato benissimo, quindi bisogna vedere, poi bisogna vedere anche gli impegni lavorativi e quant'altro, insomma, però io sarei propenso per il no e per rimanere a San Gregorio. Vabbè, casomai con il San Gregorio in eccellenza. Magari. Sarebbe un po' sarebbe top. Il mixare entrambe le cose e entrambi i sogni. Mattia Nanni invece? Vabbè, lui può dire che, lui può dire che questa soddisfazione se l'è tolta, insomma. Due volte, diciamo, l'anno scorso con i Nerostellati e poi con la Miternina, sempre quando abbiamo vinto il campionato d'eccellenza. Ma a dir la verità... C'è una squadra che sogni però di questa eccellenza? A prescindere dalla distanza chilometrica. Certo, se ti arriva una chiamata di Chiedi o Giulianova, uno ci pensa, però dipende anche dal progetto che ha una società. Il San Gregorio quest'anno ha richiamato me come altre persone, ad esempio Fasciocco, Dionisi, Mazza, Solomaga, Gianfelice, Lenart, cioè puntiamo ai playoff, adesso squadra. Ci stiamo, dipende sempre dal progetto che, della società, insomma, se uno scende di categoria e ha un bel progetto, punta ai playoff, a salire di categoria, va bene anche la promozione e magari con il San Gregorio in eccellenza. Lorenzo, chiedo scusa, Mattia Nanni ogni estate è sempre uno degli uomini mercato. Uomo mercato, evidentemente durante l'inverno e la primavera fa le cose fatte bene, come diceva una vecchia pubblicità di un prodotto che io non è che mangio troppo volentieri. Allora siamo davvero ai saluti per questa prima parte, allora prima del break pubblicitario, grazie a Francesco Michele, gli passiamo il microfono così saluta me e tutti gli altri. Grazie a voi. Lorenzo e ci vediamo presto, ovviamente. Ci vediamo presto. E grazie a Francesco Scamurra, noi ci vediamo sui campi la domenica, quindi grazie, un saluto anche a te. Grazie a te Lorenzo, è sempre un piacere venire nelle tue trasmissioni. Grazie mille, un salutone anche ai nostri ospiti, in bocca al lupo a tutti per i prossimi impegni sportivi, anche non sportivi, perché credo che quello meno giovane deve trottare anche per altri obiettivi e quindi massima forza, massimo impegno e ci si riuscirà. Volevo dire una cosa, io se sono andato mi sono rimesso in gioco è perché credo in un progetto più sociale che sportivo. Benissimo, e questo è il messaggio principale che deve passare. Poi se c'è quel pallone che ci dà emozioni, meglio ancora. Ci divertiamo tanto di guadagnare. Benissimo, perfetto, un piccolo break pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte che sarà totalmente diversa rispetto alla prima, ma pur sempre emozionante, ve ne accorgerete, ci vediamo dopo. Eccoci tornati all'interno del centro commerciale L'Aquilone dell'Aquila, ovviamente. Facciamo un applauso, fatevi un applauso voi ragazzi che siete qui per questa bellissima iniziativa dell'AMREF, ma soprattutto per la tanta fantasia, la tanta idea e il tanto buon cuore di un personaggio come Giobbe Covatta. Io inviterei qui sul palco una persona che dà manforte a questa associazione. E allora un grosso applauso a Serena Gentile dell'AMREF. Prego Serena. Grazie. Buonasera a te. Buonasera. Allora, spiega a me innanzitutto, ma soprattutto a chi ci sta ascoltando e a chi ci sta vedendo, da cosa parte questo progetto e soprattutto cos'è l'AMREF. Allora, buonasera. Io innanzitutto ci tengo a ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato al concorso. I disegni sono bellissimi, volevo fare i complimenti davvero, quindi insomma ci avete lavorato tanto, si vede proprio che avete letto la storia, che l'avete fatta vostra, insomma, quindi bravi tutti quanti, indipendentemente poi da chi sarà il vincitore, alla però classifica. Un applauso per i partecipanti in generale io lo farei. Assolutamente sì, bravissimi. Poi fascia di età abbastanza ampia, no? Sì, nel senso... No, infatti c'è una rappresentanza di tutto. Allora, come secondi vorrei ringraziare Etos, il direttore del centro commerciale L'Aquilone, per averci ospitato e per aver deciso di iniziare questa avventura insieme ad AMREF, per i bimbi, veramente per i bimbi meno fortunati di noi. AMREF è un'organizzazione africana che lavora in Africa da 60 anni. E
lavoriamo in Africa prettamente, in più di 27 paesi in Africa. Che cos'è Dagoretti, il progetto che voi avete aiutato a sostenere con i vostri disegni? Allora, AMREF è a Dagoretti dal 2001. Tu lo sai? C'è un alunno che ha un po' attempato, sì, ma che ha alzato il braccio e ha detto che conosce la risposta. Sì, però lui non vale, per cui a lui non glielo chiediamo. Allora, Dagoretti è una baraccopoli che si trova a Nairobi. Nairobi è la capitale del Kenya, quindi in Africa, in un posto lontanissimo da voi. In questa città, pensate, ci sono 7 baraccopoli, quindi sono tantissime persone che vivono per strada. Tra tutti questi adulti, diciamo che la maggior parte sono bambini. Sono bimbi più o meno dell'età vostra, molto più piccoli di voi anche, che vivono per strada perché non hanno la mamma, non hanno il papà, e non hanno nulla, sono soli. E quanti di voi, per esempio, si lamentano con mamma e papà perché non vogliono andare a scuola, perché non gli piace la matematica, perché hanno il compito di italiano e non vogliono farlo? Giovanna, tu dici di no. A te piace la scuola, ok. Pensate che in questa città, in Africa, ci sono tantissimi bambini che non hanno la possibilità di andare a scuola e loro vorrebbero andare a scuola. Vorrebbero, ma non possono farlo. Oppure quanti di voi si lamentano perché non vogliono mangiare la verdura, perché vogliono solo andare al McDonald's? Giovanna, sempre no. Tu sei la bambina modello. Ok, in Africa invece non hanno pochissimo da mangiare, mangiano 3 cose: il riso, le lenticchie, gli spinaci quando sono fortunati, soprattutto nelle zone rurali. I bimbi di Dagoretti neanche quello, i bimbi di Dagoretti rovistano nella spazzatura perché sono soli e non hanno nessuno. E io credo che sia importantissimo quello che voi avete fatto, quello che i vostri genitori vi hanno aiutato a fare, quello che il direttore del centro commerciale Daitos ci stanno aiutando a fare, perché insieme lavoriamo per ridare l'infanzia a questi bimbi. Per cui AMREF ha creato un centro che è una specie di casa enorme, con un giardino grandissimo, dove accogliamo i bimbi di strada, gli diamo la colazione, il pranzo, li facciamo studiare, li facciamo frequentare i corsi di teatro, i corsi di musica, il teatro. È fortissimo lo spettacolo, che è il Pinocchio Nero, quindi il nostro Pinocchio, però nero, lo fanno nero perché... insomma, è il loro modo di esprimere un pochino il loro disagio, però è un percorso che piano piano li riporta ad essere forti, pimpanti, proprio come voi. E adesso lasciamo la parola a te. Che ne so, sai tu. Gli lasciamo anche il palco, Serena, che dici? Lascio il palco? Ma secondo me i bambini e i genitori stanno aspettando Giobbe, però... No, secondo me stanno aspettando di fare la spesa, ma comunque, vabbè. Vabbè, allora vi lascio Giobbe. Ok, va bene, allora ciao. Grazie Giobbe, grazie. Allora, e buon lavoro a tutti. Buongiorno. Allora, io mi intitolo proprio Giobbe Covatta e mi fa piacere, sai perché oggi mi fa piacere? Perché siete un po' più grandi, ieri mi sono capitati tutti i bambini dell'elementare, è un casino con i bambini dell'elementare, perché è difficile proprio, come dire, raccontare una storia complicata, perché allora una delle storie potrebbe essere questa, una favola potrebbe essere questa. C'era una volta, voi direte la principessa, no, questa è un'altra favola, c'era una volta un re. Ma il re era il re proprio di tutto, un re mondiale, ma un re di una potenza, ma era un re che ma una roba, ma una cosa tremenda, proprio un re fortissimo, il più re di tutti i re. Un giorno, stava sempre chiuso nel suo palazzo questo re, non usciva mai, perché aveva un palazzo bellissimo, tutto oro, argento, cioccolata, ma una cosa impressionante, ma tantissima. E un giorno il re disse: no, ma voglio uscire. E uscì e andò in giro per il suo regno e vide ma un sacco di bambini, ma veramente tanti. Chi aveva molta fame, chi aveva molta sete, chi era ammalato, chi non andava a scuola, chi frugava nella spazzatura. Porca miseria, il re ne fu veramente molto turbato. E infatti quando tornò al castello disse: no, sai che faccio? Mo chiamo tutti gli altri re del mondo. E infatti fece così, chiamò tutti gli altri re del mondo. E disse: sentite, signori re di tutto il mondo, c'è un problema perché molti bambini stanno messi male.
tutti i re del mondo dissero: cazzarola, bisogna risolvere questo problema. Infatti scrissero un documento. Poi cominciarono a dire: ma come lo chiamiamo sto documento? Chiamiamolo Viva i Bambini? No, no, chiamiamolo Viva il Re? No, no, chiamiamolo il Re i Bambini? No, va. Finché si misero d'accordo e decisero che questo documento si sarebbe chiamato la Carta dei Diritti dell'Infanzia. E su questa Carta dei Diritti dell'Infanzia tutti i re del mondo, ma del mondo, mica qualcuno sì e qualcuno no, tutti i re del mondo scrissero che nessun bambino da quel giorno in poi avrebbe più dovuto avere fame, avrebbe più dovuto avere sete, non avrebbe più dovuto essere malato, sarebbe dovuto andare a scuola, non avrebbe più fatto la guerra. E da quel giorno, era il 1987 quel giorno lì, il giorno esatto non me lo ricordo, però lo scrissero, eh? E lo scrissero, ma devi vedere con che parole bellissime, lo misero giù in un documento straordinariamente bello. Dopodiché si salutarono, tutti ritornarono a casa e si scordarono del documento. E da quel giorno i bambini continuarono ad avere fame, continuarono ad avere sete, continuarono ad essere malati e continuarono ad andare a scuola. Per cui, cari miei ragazzi, quando gli adulti fanno delle promesse, ricordatevi che in molti casi sono dei cialtroni, sono dei cialtroni. Quindi qual è il compito, secondo me, dei bambini? Andare dagli adulti a dire: bello, qua avevi fatto le promesse, bisognerà che qualcuno le mantenga queste promesse. Questo è il compito dell'infanzia, io credo, che è quello di far sì che gli adulti siano sempre presenti a se stessi, perché gli adulti spesso si drogano e spesso bevono molto e quindi non bisogna fidarsi. Come non bisogna fidarsi mai quando incontrate degli attori, per esempio, dei comici, no? Che dopo che vanno raccontato tutta una favola bellissima e in cui si dice basta poco, che ce vo? Voi non gli dovete credere, mai, 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 perché mente, quell'attore mente, perché non basta poco, ma ci vuole tantissimo, bisogna mettersi lì, ma veramente con la capa e col pensiero per cercare di trovare una soluzione, perché se bastasse poco sarebbe facile, invece no, serve tantissimo, hai capito? In questo paese straordinario che tutti noi per convenzione chiamiamo Africa, perché in realtà quasi nessuno sa niente dell'Africa. Voi che sapete dell'Africa? Sapete dov'è il Corno d'Africa? Il Corno d'Africa nessuno lo sa. Uno mi ha risposto: è capitato a mia moglie che ha fatto un figlio negro. Ma non lo sa nessuno, non lo sa nessuno. Voi sapete per esempio dove sta il Mali? Il Mali, il Mali, che non tutti vengono per nuocere, quello lì, non lo sapete. Voi sapete dove sta il Mozambico, qual è la capitale del Sudan? Vedi, nessuno, Sudan lei lo sa, Sudan perché ha corso ieri, è tutto Sudan sotto le ascelle, no. No, non lo sa, non lo sa, vedi, non lo sa, nessuno sa niente di questo paese, nessuno sa niente, però come diceva quella rimbambita là, che è lei, ci sono un sacco di problemi, voi direte, cominciamo con un altro quiz, voi sapete che cos'è un diritto? Abbiamo parlato della Carta dei Diritti, no? Qual è un diritto? Un diritto in rovescio si fa un golf, che è? Andare in bagno è un diritto, è vero, andare in bagno è un diritto, perché se no uno si fa... Sai che una volta, tu pensa, tu guarda, io quando vado in Africa
guido l'aeroplano, no? Lo guido io perché ho imparato a guidare l'aeroplano, mi piace molto guidare l'aeroplano, allora quando devo andare da un posto all'altro prendo certi aeroplani piccoli, ma che fanno schifo, ma piccoli, piccoli. E una volta stavamo volando proprio sopra l'Africa e mi è venuta da fare la cacca. Sull'aeroplano piccolo non c'è il bagno. Tu che avresti fatto al posto mio? Non si poteva atterrare perché c'era. Allora che abbiamo fatto? Ho aperto il finestrino dell'aeroplano. Ho fatto la cacca di sotto dall'aeroplano, guarda, è stata una cosa. Sotto dicevano tutti quanti, porca miseria, è 10 anni che non piove, ma guarda qua, oggi piove cacca, ma com'è possibile questa cosa? Erano preoccupati, capito? Erano molto preoccupati di questa cosa. Comunque sì, tra i diritti c'è quello di andare al bagno, ma a parte i diritti, si può scendere o mi succede qualcosa al microfono? Non succede niente. I diritti, che cos'è un diritto? Giovanna, dai! Dai Giovanna, un diritto. Il diritto è una cosa che si deve poter fare senza chiedere il permesso a nessuno, perché il diritto, tu pensa, è una cosa impressionante, il diritto è innato, cioè uno quando nasce, ma proprio alla nascita, appena nato, tu come lo vuoi, va la mamma, come lo vuoi chiamare, Giovanna, Giuseppe, Pasquale, insieme a quel ci stanno tutti i diritti, cioè quello che nasce, quel bambino appena nato, proprio perché è nato ha diritto a mangiare, a bere, a stare bene in salute, ad andare a scuola, ha tutti i diritti, a dormire, bravo, ma tu li sai tutti i diritti, andare al bagno, dormire, li sai tutti, porca miseria, sei forte. Qual è un dovere, invece il dovere qual è? Giovanna, sai che questa è una bellissima cosa, fare qualcosa per il bene della comunità, questa è una bellissima risposta. In realtà il dovere è fare qualche cosa che non si può non fare, bisogna farlo per forza, una volta, pulire il camino, ma tu ne sai di cose, guarda che è una cosa impressionante, ti vengono in mente certe cose che non verrebbero in mente a nessuno, congratulazioni, comunque sì, una cosa che bisogna poterla fare, anzi dimmi te, aiuto, brava, questi sono i diritti. Qual è un privilegio? Adesso qui c'è un po' confuso, a dormire in un letto decente sopra un pezzo di piuma, è un po' confuso il concetto, però sì, sì, il privilegio è quello. Allora, secondo voi, andare a scuola, che cos'è? Un diritto, un dovere o un privilegio? È un diritto, amore mio, è un diritto, andare a scuola è un diritto. Perché se uno non va a scuola, quando cresce rimane una bestia, capito? Rimane ignorante il problema di questo paese, e non solo di questo, di tutti i paesi del mondo, è l'ignoranza. E allora vediamo, il cellulare è un diritto? E che cos'è? È un privilegio, brave cazzarola, io vi voglio bene, ma vi voglio proprio bene, bene, bene a tutti quanti. Sono contento di queste risposte. L'Africa non ha nulla di tutto questo, solo doveri. E sai perché? Per un motivo che a noi sembrerà strano e che a voi sembrerà strano e che a tutti sembra strano, ma purtroppo è così, per colpa nostra. No, mica mia, è tua, è Giovanna, no? Ma no, manco tua, non stiamo dicendo nostra personale, ma per colpa. Ecco, allora quando uno dice la scuola è un diritto, è un diritto anche perché a scuola si studia la storia. La storia, che è una cosa bellissima. Lo so che è una rottura di balle, lo so. Perché lo era anche a mio tempo una rottura di balle, però dopo incontri delle persone che, Madonna Santa, io ho incontrato un signore che raccontava la storia, era bravissimo, ma bravissimo,
si chiamava Indro Montanelli, si chiamava bravo in una maniera, raccontava benissimo la storia, la raccontava benissimo. E io ho imparato un sacco di cose perché lui la raccontava veramente bene. Ma la storia è importante perché poi dopo uno attraverso la storia dice fammi capire come funziona tutta sta tarantella e alla fine lo capisce. Ma a questo punto io con voi, visto che siete così graziosi ragazzi, vorrei parlarvi un po' dell'Africa, di questo posto, di questi bambini africani. Voi siete piccoli, non ve lo ricordate, ma magari qui tra di voi c'è qualcuno che si ricorda una bambina che diceva basta poco che ce vo', ve la ricorda? Vedi, loro se la ricordano perché sono più anzianotti e se la ricordano sicuramente quella signora. Tu te la ricordi, ma eri già nonna a suo tempo. Vabbè, basta poco che ci vuole. Era una bambina, adesso vi racconto questa storia. Era una bambina, e lo è ancora, non è più bambina, mo è una donna grande. Ma era il 1994, voi di che anno siete? Voi siete tutti millennials, siete tutti dopo il 2000, siete nati tutti dopo il 2000, no? Tutti dopo il 2000. Ah. Questo era il 94, quindi voi non eravate ancora nati. Oddio, ma perché non avete messo una scaletta pur cannanza? I tengo in età avanzata, vedi poi. Cioè, oi, non fate gli imbecilli che crescete, Non fate i cretini. Rimani piccolo, se no ti ammazzo di botte. Vabbè, diceva, è troppo tardi. Allora, questa bambina che i vostri genitori ricordano, era una bambina che io ho conosciuto in un posto di una magia straordinaria. Questo posto si chiamava Lago Turkana, posto bellissimo, dove io sono stato per tanto tempo e per tante volte. E in questo lago, tra l'altro, avevo una casetta carina, 3 metri per 3, con la finestra, era una piccolina, una casetta piccolina con la finestra, la porta, il tetto di lamiera, che è fantastico all'equatore il tetto di lamiera, perché c'è quella temperatura interna bella, hai capito? Rimani bello cotto come... Bravo, come l'omelette, ecco, il tetto di lamiera, mi mantiene la temperatura costante. E c'erano i coccodrilli e gli ippopotami, e l'ippopotamo si veniva a grattare sulla casetta mia, gli piaceva tanto perché si grattava sulle sbarre della finestra, si grattava perché non c'erano gli infissi, no? Perché tanto fa sempre caldo, e l'ippopotamo si grattava sulla sbarra della finestra e poi si grattava anche il sedere sulle sbarre. Quando si grattava il sedere scorreggiava, voi non avete idea di che cos'è la vita dentro una casetta 3 metri per 3 con un ippopotamo che ti scorreggia dalla finestra. Guarda, è bruttissima, è una cosa che io non consiglio a nessuno, Comunque, vabbè, e quindi sul lago Turkana c'era questa bambina che si chiama Amuria, veramente, perché, vabbè, si chiama Amuria. Un giorno, quando io sono andato nel villaggio di Amuria, Amuria è venuta di corsa da me, non ci conoscevamo, era piccolina, era alta così, è venuta di corsa da me con la sua bella gonnellina di pelle di capra, poi aveva una collana tribale fatta di accendini bic, ma bellissima, e mi ha guardato tutto e mi ha chiamato Babù. Io pensavo che mi avesse chiamato papà, e invece no, Babù significa babbuino. Ma che ridi, Giovanna, perché... Io so peloso, no? E allora quella ha pensato, questo è un babbuino, è tutto peloso, e mi ha chiamato babbuino. Dopodiché io avevo dei figli grandi come Giovanna, mi regalavano i pupazzetti che stavano dentro l'uovo di cioccolato e mi dicevano portali ai bambini africani. Io ho regalato un pupazzetto ad Amuria. Quando la sera sono ripartito dal villaggio di Amuria, Amuria mi ha riportato il pupazzetto, quello dell'ovetto Kinder, me l'ha restituito perché ha pensato il babbuino
non può essere così scemo da avermi regalato un pupazzetto così prezioso come può essere quello che sta dentro un ovetto Kinder. Me l'ha restituito, hai capito? Che cosa straordinaria, è lì che io mi sono follemente innamorato di quella bambina, era piccolina, che mi sono innamorato, quella mi ha restituito, poi gliel'ho lasciato il pupazzetto, ovviamente, gliel'ho venduta 1,50 euro perché... ma perché mica potevo lasciarglielo gratis, un pupazzetto costa, però hai capito con la differenza dei bambini, sapete quanti bambini ci stanno in Africa? 4.230, ma una cosa del genere, ce ne sono 500 milioni, perché se voi vi guardate intorno, specialmente adesso, se vi fate un giro nel centro commerciale, vi rendete conto che da noi l'età media è molto alta, anzi, per essere proprio precisi, è di 47 anni. Cioè mediamente, se tu prendi quelli appena nati e quelli che stanno per morire, mediamente, se fai il conto di tutti quanti gli italiani e poi dividi per tutti quanti, viene 47 anni. L'età media è di 47 anni. In Africa l'età media è di 16 anni, significa che su 900 milioni di abitanti africani, 500-600 milioni sono bambini, significa che per ogni adulto ci stanno almeno due bambini, qua per ogni adulto c'è 0,03 bambini, una cosa di questo genere. Quindi in Africa sono tutti bambini, ma tantissimi, ce ne stanno un'infinità. Sono tutti, tu vai in giro e sono tutti bambini. E molti di questi bambini fanno parte di categorie. Ci stanno i bambini, io a te ti curo, attenzione. Ci stanno i bambini abbandonati, ci stanno i bambini malati di AIDS, ci stanno i bambini orfani, ci stanno i bambini che frugano nella spazzatura, ci stanno i bambini nomadi, ci stanno i bambini i profughi, ci stanno i bambini primitivi. C'è un popolo bellissimo, ragazzi, che si chiamano i Dinka, i bambini, perché i bambini sono fantastici. Bambini Dinka, che è un popolo neri come la pece, poi vivono tutti nudi, vivono lontanissimi, in posti sconosciuti, sperduti dal mondo, e sono tutti nudi, perché sono, come spesso accade nei popoli primitivi, e i bambini la mattina, loro sono mandriani, hanno le mucche, e la mattina i bambini vanno sotto la mucca, gli alzano la coda, gli soffiano nel sedere, la mucca fa la pipì e loro si fanno la doccia sotto la mucca che fa la pipì. È bellissimo. Lo so che fa un po' schifo, lo so, fa un po' schifo. E poi si rotolano, e poi con tutta la pipì della mucca si rotolano nella cenere dei fuochi spenti, in modo che tutta la cenere gli si attacca sulla pelle, e così gli insetti non li pungono, ma sono delle cose fantastiche. Lo so, fa un po' schifo, è un mondo lontano, però quello che a me piacerebbe tanto, ma tanto che voi, perché uno ogni tanto qualcuno mi dice, ma tu pensi che poi quelli capiscono, si preoccupano dell'Africa? No, non lo penso, no, non lo posso pensare, certo che non lo penso. Però a me mi piacerebbe tanto se voi vi incuriosiste e andaste a cercare, ma sì, per i fatti vostri, mica io sono che c'entri, mica faccio il maestro dell'Africa, mi piacerebbe tanto, che se, ma con le maestre, che uno dicesse, maestro, ma no, voi siete le medie, no. professoressa, parliamo dell'Africa. Perché quella è la scuola, capito? La scuola non è andare lì soltanto a fare le addizioni, le moltiplicazioni. La scuola è risolvere tutte le curiosità, è cercare di capire quando uno è piccolo che cosa gli potrà succedere quando sarà gran Madonna.
Se io ricominciassi a fare la scuola, vedi gli schiaffi ai professori, gliene darei tantissimi. Tanti, perché mi hanno insegnato un sacco di cose che non servivano a niente, non mi hanno mai insegnato le cose che mi servivano. Guarda, è una cosa veramente seccante. Però vi voglio leggere una cosa adesso. Ugo, dentro la borsa c'è il libricino, quello. C'è un libricino, quello piccolo. Aspetta, non ve ne andate, che questo qua. Vi volevo leggere, ma non. Prendetelo col beneficio dell'inventario, Vi volevo leggere questa cosa qui. Sono delle novelle che io scrivo di tanto in tanto. E sono delle novelline. Ecco, questa è la storia di due neonati. Uno che è nato in Italia e uno che sta per nascere nel Burundi. Vedi che tu hai fatto. Il Burundi è un paese africano, ma io l'ho scelto perché c'è una mortalità infantile altissima. C'è un'ironia di fondo. Io non ho mai lavorato con i bambini, con i ragazzi così giovani, per cui non so. Però io ve la leggo, poi vediamo che succede. Quando mi giro da questa parte faccio il neonato italiano. Quando mi giro da quest'altra faccio il neonato del Burundi. Fate un segno di come a dire sì sì, abbiamo capito. Avete fatto? Va bene, va bene. Sto per nascere, sto a testa in giù. Un medico mi prende. Sto per nascere, sto a testa in giù. Carga Gabanderra. Dentro era tutto buio, fuori invece candido, la sala parto. Dentro era tutto nero, fuori invece puro. Ma dove cazzarola sono nato? Cerco le zizze di mamma, sanno un po' di silicone, ma il latte è buono. Cerco le zizze di mamma, sono nere pure quelle, non ci starà mica Coca-Cola dentro, no? Sono nato magrolino, mi volevano mettere nell'incubatrice. Sono nato cicciottello, mi volevano mettere nel forno a microonde. Mi mettono in un lettino caldo, sto come un dio. Mi mettono in una mangiatoia, dice come un dio. Boh, secondo me mi pigliano per culo. Mamma ride perché sono nato con i capelli lunghi, è raro. Mamma ride perché sono nato senza lights, è rarissimo. Quasi quasi piango, così mi danno il ciuccio. Quasi quasi piango. Non succede niente, quasi quasi smetto. Ho una speranza di vita di 84 anni. Dilettante, la mia vita è tutta una speranza. Sono contento perché la cicogna mi ha portato in Italia. Sono nata nel terzo mondo. Se acchiappa la cicogna, gli faccio una mazza a taralla. Fine della storia. Ma chissà se ce ne ho altre, ragazzi, perché voi, se voi volete fare delle domande, perché poi su Dagoretti, capito? Questa, ecco, io da 12 anni mi chiamo Ciro. Anch'io, 12 anni, mi chiamo Amin. Sono le 7, mio papà mi sveglia con un cartone animato. Sono le 4, mio papà dorme in un cartone, si sveglia, si stira, si muove un cartone e mi fa un cartone animato. Faccio colazione, non mangio tutto, sono un po' schizzinoso. Io non mangio niente, sono più schizzinoso ancora, figurate. Io per la scuola ho uno zainetto antiscoliosi. Io non tengo zainetto, però ringraziando la Maronna tenga scoliosi. Io ho un Nokia. Io ho l'ernia. Così posso mandare gli SMS. Io mando gli SOS, ma tanto non mi diretta nessuno. Noi in famiglia siamo pochi perché papà è diventato sterile.
non sono guaiata. No, noi siamo tanti, perché papà non è sterile, mettiamola così. La mia sorellina è nata in provetta. No, la mia è nata alla spina. Noi in TV guardiamo Maria De Filippi, non è un granché, ma è meglio che niente. Noi non togliamo la televisione, non è un granché, ma è meglio che Maria De Filippi. Noi siamo tifosi del Napoli. Noi siamo tifosi del Napoli, ma molto tifosi, ne siamo proprio malati di tifo. A me lo dici. Noi siamo malati di tifo, AIDS e colera, figurati. Sabato pomeriggio con gli amici andiamo a ballare. Vasco, un'esplosione di energia. Noi con gli amici andiamo a saltare. Mina, un'esplosione, questa è un poco più complicata. Se volete sapere qualche cosa sull'Africa, chiedetemelo. Che vuoi sapere? Niente non vuoi sapere. Gli occhiali dove li hai messi, Gio? Gli occhiali, che fai? Ci perdiamo gli occhiali. Ragazzi, volete sapere qualche cosa su Dagoretti? Allora, va bene, mi fa piacere questa vostra curiosità così, così pressante. Ve la dico una cosa su Dagoretti. Dagoretti è un... sono tanti gli slam. Gli slam sono quelli che in altri paesi si chiamano favelas. Avete mai sentito parlare? No? Sono dei posti dove vivono mediamente 1 milione di persone, quindi come se fosse... quanti abitanti fa l'Aquila? 70.000. Porca miseria, quindi significa 10 volte la città dell'Aquila, 10 volte la città dell'Aquila, che vivono tutti insieme in un posto dove non c'è l'acqua, non c'è la luce, non ci sono le fogne, non ci sono le scuole, e non voglio manco parlare dei supermercati e dei cinema, che ovviamente no, non esistono. Non esistono proprio. In questi posti così vive 1 milione di persone. E in questi posti così, di questo 1 milione di persone, la bellezza di 600.000 sono bambini. Ecco, quindi il vostro contributo a quella che è la qualità della vita, nei limiti del possibile e nei limiti del vostro apprezzatissimo contributo, vostro contributo, dicevo, serve a far sì che quei 600.000 bambini, non dico che possano vivere bene, ma che magari possano avere un riferimento, una scuola di riferimento che è la vostra, scuola a cui rivolgersi nel caso avessero bisogno di un'iniezione di ottimismo, di speranza, un'iniezione di speranza che possa far sì che qualsiasi bambino su questo pianeta la sera quando va a dormire possa sognare da grande di fare l'astronauta, o possa sognare da grande di fare la velina. Beh, magari la velina no, speriamo che non tutti sognano di fare la velina perché diventa eccessivo, ma magari di fare la professoressa, questo sì, o di fare l'insegnante, questo sarebbe bello. Grazie ragazzi per essere venuti, arrivederci. Ciao Giovanna! Fate bravi, se potete. Le volevo fare un paio di domande. Va bene. Ma ho le premiazioni, che ma aspetta, è lei che mi ha distratta, capito? Lei che mi ha... mi sono dimenticato le premiazioni, ma noi siamo stati qua un'ora per fare le premiazioni e poi non... Però voi lo potevate dire. Signor professore, signor bellissimo Giobbe Covatta, ci siamo dimenticati le premiazioni. Ma belli, dai, facciamo le premiazioni. Ti do una mano, Giobbe. Dai, vieni. Perfetto, vieni, allora vieni, salgo vieni, anch'io, vieni, guarda. Vieni, così ti do una mano. L'importante è che non hai panna anche per me. No, non ti preoccupare. Non avrei problemi ad asciugare i capelli dopo.
Ok. Quanti premi abbiamo, Gio? Tre premi. Cominciamo dal terzo. Ma quante scuole vieni, sono sere, presenti vieni. Qui oggi? C'è la scuola... Una? Siete tutti della stessa scuola? Non della stessa classe, ma della stessa scuola? Allora, adesso vi spiego questa cosa che è più complicata. Quando uno dice sì, vuol dire che siete tutti della stessa scuola. Se uno dice no, non vuol dire che non siete. Aspetta, siete tutti della stessa scuola? Perfetto! Sono tutti della stessa scuola. Tutti della stessa scuola, lo sappiamo. Possiamo dire anche il nome della scuola, no? A chi è intitolata. Sì, è intitolata dalla Giobbe Covatta Primary School. Lo sapete che io c'ho una scuola in Africa che si intitola Giobbe Covatta Primary School? No, è una scuola elementare, pensa, mi piace tantissimo. Sai perché? Perché in Italia, sai che per avere una scuola intitolata bisogna essere morti? A me l'hanno fatta da vivo, sì, me l'hanno fatta da vivo e io mi devo grattare tutti i giorni. Vabbè, allora ecco i premi. Questo è il terzo premio. Questo è il terzo premio. Facciamo un applauso al terzo classificato. Lo tieni tu. Una stampante laser multifunzionale. È una stampante 3D. Ammazza, 3 se la 3D, non è 3D, 2D. Quanto D te ne sta stampando? Io spero 3 almeno, dai. Almeno 3D. Almeno 3D potete stampare cose straordinarie. Uno, per esempio, dice: voglio il motorino. Esce, è comodissima, è una cosa comodissima. E perché avete vinto la stampante 3D? Perché nella classe terza H, Gloria Adami, Renato Formisani, Aurora Funaro, Angela Cristina Ion, Stefania Spirulicchio hanno disegnato questa cosa qui. Bravissimi. Ah, ma tu che sei? Chi sei? La primula rossa, chi sei? Vieni su. Chi sei Gloria, tu? Gloria? Angela Cristina Ion? Gloria Adami? Ah, tu sei Gloria Adami? Allora congratulazioni, Gloria. Applausi vivissimi! Contentissima immagino, vero? Sì. Benissimo. Ok. La stampante non è qui ovviamente, poi se la caricheranno... Stampante, nei prossimi giorni. Stampante non è qua, chissà quando la vedi la stampante. Vabbè, fai niente. Andiamo al secondo premio. Stranamente, ecco questo qui. La Valletta, questa è la scuola media Mazzini Petini. Mazzini Petoni, come si chiama? Madini. Patini. Come quelli che si va in barca al mare, i patini. Ah, scusate, il primo nome qual è? Mazzini Patini? E chi erano questi due? Non lo sapete. Mazzini, era Mazzini. E Patini chi era? L'inventore dei foruncoli, chi è Patini? Tu lo sai chi è? Era un pittore famosissimo, infatti ha fatto la Patini, è quello che ha proprio dipinto tutta l'esterno della casa che sta qua fuori, proprio tutta l'ha fatta a quarzo plastico, ma una cosa straordinaria. Comunque, questo è quello che avevamo della classe prima. E l'ha fatto Giovanna, ma come ti chiami di cognome, Batocchio? Lascio perdere. Vieni Giovanna della scuola media della prima. Cosa vince Giovanna? Giovanna vince un notebook. Brava Giovanna, questo lo tengo io e quello e questo lo premi tu. Fai la foto. Fai la foto con quello dove c'è scritto notebook, è l'unica cosa che avrai, non ti preoccupare. Ecco qua la foto. Non è vero, arriva il notebook, non ti preoccupare. Vai, John! Un applauso ancora a Giovanna. No,
passa quell'altro, passa quell'altro. Ragazzi, qua siamo al primo premio. Al primo premio, mi devo nascondere se non lo vedono in anticipo. Questo, sempre la scuola Mazzini Patini. Ma pure Mazzini faceva il pittore? Così dicono, Non Mazzini, so cosa abbia disegnato, Patini. Ma ha disegnato qualcosa. Non lo so, Mazzini Patini. Ma perché stanno insieme Mazzini e Patini? Che erano cugini? Che facevano? Perché stanno insieme? L'ha disegnata lui e Patini l'ha colorata, ho capito. Va bene, allora qui Dora Di Renzo, Anna Maddaloni, Benedetta Ponziani, Romanelli, Benedetta Romanelli, Marianna Strinella, Daniele Corazza e Alessandro Pellicano hanno fatto questo! Un applausone. Dove state? Io ho parlato... Eccoli lì. Bravi ragazzi, avete fatto questo e potete venire fin qui a ritirare una lavagna interattiva multimediale. Comunemente chiamata, ma tu da quale pianeta vieni, Giovanna, per esempio? Come fai a sapere tutte queste cose? Una limpa. Venite qui, ragazzi. È la prima volta che sento. Limba, bravo. Facciamo un applausone, Giove, al primo premio. Certo. A tutti i premi del mondo. Un applauso a tutti i premi del mondo. E adesso, ragazzi, cari, potete ballare. Si balla. Metti la musica, si balla. Grazie a tutti voi per essere venuti. Grazie ad Amref per aver organizzato questa cosa, grazie alla Conad, che infatti da oggi... Ma grazie a te Giobbe, glielo facciamo un applauso. A Giobbe Covatta. Grazie a tutti voi, grazie a tutti voi, e ricordatevi, basta tenerlo un po' a mente, il mondo è grande e noi conosciamo un pezzetto microscopico, ricordiamoci che c'è tutto il resto del mondo. Arrivederci! Grazie Giuseppe Covatta. E allora termina qui la puntata settimanale di Gradinata. Io come sempre vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle ore 21:30, naturalmente sempre su Rete 8 Sport. Buonanotte a tutti.